Allora, ciao, questo è un nail art, come potete vedere, molto molto semplice. Faccio vedere da più vicino se riesco. Aiuto! Ecco. Ecco qua. E è molto semplice anche da farsi con la mano che non utilizzate di solito, quindi per me in questo caso con la sinistra, cioè la destra, è da farsi tutta quanta con il dot. Gli smalti utilizzati sono il numero 290 di Kiko, che è questo bel fucsia per la French. È un bel colore questo. Poi, come al solito, per il French utilizzo questo colore qui, è il numero 200 di pupa sopra la base. Questo colore qua penso che non debba assolutamente mancare nella collezione, soprattutto per quando si fanno appunto questi lavori di French, e soprattutto lì dove ci sono delle discromie, delle unghie. Vi lascio ovviamente le foto a fine video. Un bacione, alla prossima, ciao! Allora, a questo punto il nostro French è fatto. Allora, con il bianco vado a segnare quattro puntini. In che modo? In questo modo qua. Allora, cioè, scusate, sei puntini. Faccio 1, 2, 3. E di fronte ne metto altri 3. 1, 2, 3. Quindi cercando di mantenere la stessa distanza. Piazziamo due puntini accanto in questa maniera e due davanti, ed ecco il nostro fiorellino. Non so se ce la fate a vederlo, però penso proprio di sì. Dall'altra parte stessa cosa, quindi 1, 2, 3, 4, e andiamo a fare questo lavoro su tutte le su tutti gli ultimi, diciamo, pallini.